eccoci qua. E stavolta tocca a Nando. L'ho conosciuto al Socrates. Ah, quindi lo conosci da poco? L'ho visto tante volte. No? Mi sembra di conoscerlo da sempre. Lui è l'organizzatore del Polente Deploy. È un conference. Ha organizzato il Working Software. Ah, davvero? Nando è un coach, quindi sì, penso che gli potremmo domandare che percorso lo abbia portato a diventare coach da sviluppatore. Ok, coach nel codice. Intanto è una persona con una cultura incredibile, è pieno di citazioni, di aneddoti. Ah, bella questa cosa. Di sicuro ha letto tantissimo. Lo troverai molto piacevole, umile, molto competente. Io credo la sua forza stia nel fatto di essere riconosciuto dagli altri sviluppatori come una persona credibile, una persona che sa mettere le mani sul codice. Anche mi interesserebbe capire come viene ingaggiato, come gli sviluppatori riescono a fare breccia nel management per dire abbiamo bisogno di una figura del genere. Egoisticamente te lo dico, perché quando ci troveremo in un team problematico chiameremo Nando. Esatto. Poi magari ecco un'altra domanda che possiamo fargli è il suo rapporto con Scrum. Vabbè, sicuramente Scrum. Dio bellino. Posto magico, il lago di Iseo. Ah, bellissimo il panorama, eh. Ciao Cristian, piacere, ciao, piacere. Ciao. Vivi in un posto bello? Sì, qua sul lago, è meraviglioso, c'è un parco giochi lì dietro e lo conosco appunto perché porto mio figlio qua a giocare. Quello che vedi di fronte a te, c'è una cuspide su quella montagna lì, si chiama Pizzo Badile. Però ami ancora tanto la montagna. Mi piace un sacco stare nella natura in generale, la montagna c'ha questa connotazione, sei da solo o col tuo gruppo di amici e puoi far fatica, che è un altro esercizio per la mente oltre che per il corpo, e riavvicinarti alla natura, appunto staccarmi completamente da tutta sta tecnologia, sta roba che in genere faccio tutti i giorni per lavoro. Qual è il percorso che porta uno sviluppatore a diventare coach? Cosa accade? Esisteranno sicuramente diversi percorsi. Posso raccontare cosa ha portato me a essere un coach? Io ho fatto programmatore per tanto tempo e ho cominciato a riflettere sulla mia capacità di tenere il passo. Non so se avrei voluto a 60 anni, per dire, essere ancora un programmatore, non mi ci vedevo. Però avevo la capacità, insomma, di tenere unito il team, di promuovere la sostenibilità dello sviluppo. Credo di essere più bravo con le persone, diciamo, che con i computer. Di aver fatto esperienze che mi sono procurato con grosse aziende, con contesti complessi, che mi permettono a un certo punto di spostare l'attenzione o perlomeno aiutare le persone all'interno del team a staccarsi un po' dalla questione tecnica per intervenire su questioni più sistemiche di negoziazione. Un'altra cosa su cui siamo terribili, o perlomeno su cui io sono stato terribile come programmatore, la capacità di negoziare con qualcuno. Chi fa business negozia per mestiere, sì. Molto bravo a convincerti dell'utilità di quello che ti chiede. Tu sei comunque un tecnico. Fare. Sì, la componente tecnica, appunto, se ti vuoi spendere in questo ambito ce la devi avere. Però ecco, ci sono una serie di principi, una serie di cose che col tempo ho imparato che sono sempre validi, però alcuni principi di programmazione, i principi di extreme programming sono applicabili poi dappertutto, diciamo che riesco a... Questo che fiume è? A cavarmela. Questo è il fiume Oglio. Senti, raccontami una cosa, quando tu vieni chiamato in un'azienda, quanti conflitti nascono e quanti magari conflitti cerchi tu di far emergere per... Quello che si pone di fronte è il cosiddetto contratto a tre mani, nel senso c'è qualcuno che ti ingaggia, che è la direzione dell'azienda, è l'HR come si suol dire adesso, ci sei tu, consulente, coach esterno, e c'è il team. E quindi la dinamica è che spesso io vengo messo dentro in un team che non mi ha richiesto. Una delle prime passaggi è cercare di conquistare in qualche modo la fiducia del team, di far capire il percorso, di portare le persone a capire dove si sta andando. Ti è capitato di fallire su questo? Oh sì, capita molto di frequente per vari motivi. Si parla di formare dei team piccoli, cross funzionali e quant'altro. Spesso in azienda un manager ha un compenso che è basato sul numero di riporti che
che ha sotto di lui, quindi se lui ha sotto 30 persone guadagna tot, se ne ha sotto 60 guadagna di più, cioè l'auto aziendale è più carina. Se tu cominci a dire no, bisogna dividere, bisogna fare dei team diversi, adesso tu sei il PO di un team di 5 persone, lui ti dice col cavolo. Interessante questa cosa, non ci aver... sì, è logica, ma non ci avrei mai pensato. Jerry Weinberg, un prolifico scrittore che ha scritto anche di consulenza, una delle sue regole: non risolvere problemi che nessuno ti ha chiesto di risolvere. Sì. Quando è che capisci che il team non ha più bisogno di te? L'obiettivo di un coach è rendersi dispensabile il prima possibile, in modo che il prima possibile il team possa camminare sulle sue gambe. Quello che capita spesso è che, come dire, finisce prima il contratto di quello che dovrei fare. Se la nostra strategia è aspettarci che da fuori ci diano le specifiche corrette, che non ci siano mai urgenze o scadenze, campo a cavallo. Questa è una di quelle strade che faccio in bicicletta. Arrivi fino là in cima, scavalli, arrivi a Rogno, che è provincia di Bergamo, ma è il paese confinante con Darfo Boreo Terno. Quindi fai ancora sport? Una volta lo facevo tipo 5 volte a settimana, adesso lo faccio 5 volte all'anno. Ci sono, sì, situazioni in cui appunto vengo visto come un intruso, qualcuno mi ha chiesto di andare nel team, ma il team non mi ha chiesto. È un po' perché metto in discussione dei modus operandi che sono in essere da tempo, quindi ho magari il team leader, il senior, che dirige come un direttore d'orchestra le persone che stanno sotto, che è indispensabile ma contento anche di esserlo. In un team mi raccontavano di questa persona che veniva elogiata, diceva: ah, mi ricordo ancora una volta che dalla spiaggia, attraverso un Nokia di quelli vecchi tipo il 3310, mi ha mandato la query SQL giusta da fare per risolvere un problema che avevamo. E io, quindi, questa cultura dell'eroe ad un certo punto, no? Quello che cerco di fare sempre è di presentarmi in punta di piedi, di dire subito che non sono qui a dare soluzioni, ma sono qui per aiutare il team a trovarne eventualmente. E a fare domande, come a sappiamo. Fare domande, come si sa che è il mestiere del coach. Cerco di in qualche modo entrare nelle grazie di queste persone. A volte ce la faccio, a volte no. E quando non ci si fa? Quando non ci si fa, di nuovo, lo scontro cerco di evitarlo il più possibile, perché poi entrano in atto altri meccanismi della mente umana per cui si litiga, si dicono cose, e questo non va bene. Cerco di spersonalizzare la questione. La prima regola del Code Review Club è: non si parla di persone, si parla di codice. Un altro livello di consapevolezza che ho raggiunto nella mia carriera è quello di dire: ognuno scrive il codice migliore che può scrivere in quell'esatto momento lì. Senti, riavvolgiamo un attimino il nastro, torniamo indietro nel tempo a un giovane Nando che vede, incontra per la prima volta o si scontra per la prima volta con TDD. Com'è andata? È stato un mentore di quelli, diciamo, un po' tipo Gente Hartman per me, molto duro. Sì, una delle sue frasi è: la prossima volta che fai una cosa così ti taglio una falange. Ce l'hai ancora tutte? Ce l'ho ancora tutte. Hai imparato? Non ho mai mantenuto la sua promessa, per fortuna. Quindi mi ha obbligato ad andare a conferenze, mi ha obbligato a fare kata con loro, ma mi ha introdotto la pratica del TDD e la mia reazione è stata estasi totale. Oh, finalmente posso scrivere codice che non ha più bug. Inizio a fare TDD. Lui lo sa di aver creato questo mostro? Credo di averglielo detto, ma non come dire, non se ne prende nemmeno il merito, anzi mi direbbe: no, io ti avrò detto delle cose, tu ne avrai capite altre, cose di questo genere. Non riesco mai ad avere una conversazione con lui che non finisca in una serie di amichevoli insulti. Questa Brescia, sì, di oltre alla scuola di Chicago e di Londra, c'è la scuola di Brescia. Quella tecnica di Kent Beck, test commit reverse, l'ho provato per gioco alla fine, sì. Ed è molto divertente, ed è un bel giochino per andare sempre nella direzione del: ok, tu pensi di sapere chiaramente quello che devi fare, però la quantità di volte che ti sbagli, però ecco, non è proprio così irrilevante. È detto poi da un Kent Beck qualsiasi, non da un Ferdinando, cioè detto da uno che queste cose le ha inventate, le ha fatte, che le sa fare molto bene. Più si va avanti, più noto che i grandi del passato, Kent Beck, Ron Jeffries, Gipo Hill, fanno sempre più pezzetti piccoli, ancora più piccoli di come o li facevano in origine. Invece no, la prima volta che ti è capitato di essere tu l'untore? Ho avuto l'occasione con qualche collega arrivato in azienda dove lavoravo, appunto, che anche lui su tecnologia C#,
però lì mi sono reso conto di un'altra grande verità, è che aver capito, io non avevo ancora capito del tutto alcune cose, però averle in qualche modo assimilate e provare a raccontarle a qualcun altro è un altro mestiere. Ero pessimo nel cercare di vendere l'utilità di fare test e fare TDD. Alla domanda si è più lenti non sapevo cosa rispondere, alla domanda del sì, ma tanto questa roba qua ci metto un attimo a farla, non sapevo. Ciao Vittorio! Ciao! Non sapevo dare una risposta, quindi ho fallito terribilmente anche lì. Ho avuto dei colleghi, ho detto no, TDD io è una cazzata, non è una roba che mi serve e che farò. Anche i Nando falliscono, quindi anche i Nandi falliscono molto molto infrequente anche oggi. Aperitivo Barbaro, questo lo producono in Ticino e Polente Deploy, Polenta. Bellissimo, grazie. Cioè, dovete guardare la malattia mentale. Il quadro di Deming. Mi chiami e dobbiamo trattare un argomento, che ne so, spiegami Scrum. Dico, Scrum c'è questa roba qua, spiegatemelo voi a me. Non è detto che io sia esperto di tutto, non è detto che tu non sappia nulla. Mi piace mettere in risalto cosa le persone già sanno. Pensi di avere un problema, cerchi una soluzione, si cerca la pillolina da ingerire. Per far passare il dolore. Tu pensi già di avere la diagnosi del tuo problema, che in questo caso potrebbe essere TDD. Io lo faccio, spiego alcune cose e metto in evidenza il fatto che TDD probabilmente non era quello di cui avevi bisogno. L'errore che ho fatto anch'io all'inizio da giovane, non ero proprio giovane però, insomma, all'inizio di questa mia avventura era fraintendere TDD come un modo per scrivere test. Mentre non lo è. Esatto, è un atto di design, i test sono un side effect, diciamo, del TDD, sono qualcosa che ci rimane, che non, male non fa. Quando inizi a farlo, partendo da una code base scritta senza avere i test e con qualche anno alle spalle, quello che ti capita è che TDD non si riesce a fare. Lo riesci a fare in degli angolini molto circoscritti, di una montagna di roba ne ho preso un cucchiaino. Quanti tipi di test ci sono? E lo chiedo a tutte le persone presenti in aula. Qua sotto forse ho qualche esempio. Preso da un team, benchmark test di gravidanza, tampone. Sì, poi c'è qualche troll, quello non manca mai. Quando chiedo di provare a catalogarli in qualche modo, in genere, comincia la confusione. Noi crediamo di capirci, di parlare la stessa lingua, ma non è così. Uno psicologo finlandese, non ricordo mai il nome, è difficile da pronunciare, che diceva la comunicazione è un compromesso, anche su cose semplici, su cose concrete. Ragioniamo per approssimazioni, figuriamoci quando ragioniamo di emozioni, di sentimenti, di software, che è una cosa astratta. E quello che ho riscoperto appunto è un articolo di Brian Merrick, datato 2003, Brian Merrick è uno degli autori del manifesto per lo sviluppo agile del software, dove proponeva un piano con quattro direzioni, un piano che va dal supporto alla programmazione e dall'altra parte c'è un critique product. E invece sull'asse delle ordinate abbiamo da una parte il business facing, dall'altra invece si confronta con la tecnologia. Un conto è fare checking, verificare dei risultati attesi. Se faccio TDD col metodo somma, 5 più 3 mi deve dare 8. Io so già che mi deve dare 8. Posso fare qualcosa di molto preciso che mi garantisce che il comportamento della mia applicazione è esattamente quello che ho atteso. Al punto che lo scrivi prima. Un conto è fare testing, secondo la definizione di Brian Merrick, cioè analizzare degli aspetti senza sapere se il risultato sarà sì o no in maniera univoca, binario. Capita ogni tanto magari che hai il team di QA e vedo queste povere persone che fanno un sacco di test manualmente, continuando a ripetere sempre le stesse cose. Queste persone non devono fare quel lavoro lì. Voi ai QA dovete dare software funzionante. Il loro mestiere è prendere il software funzionante e criticarlo e vedere se c'è qualcosa che ci siamo persi, perché da programmatori abbiamo dei bias. È un lavoro molto creativo, va fatto dalle persone, perché queste cose il computer non le può fare, non le sa fare. Come diceva il mio amico Deming, stampato lì, la qualità è responsabilità di tutti. Tu programmatore, se deleghi la qualità del lavoro svolto a qualcun altro, non stai operando deontologicamente in maniera corretta dal mio punto di vista. Io sono programmatore,
programmatore, io so di non essere perfetto, so che tu potresti vedere cose che io non vedo. Tu non è che puoi pensarci alla fine, o lo fai di qualità o altrimenti alla fine poi diventa molto costoso, se non impossibile realizzarlo, così come si dice della sicurezza. Costruisco la casa e dopo la rendo antisismica. E se poi scoprono che non sta in piedi, che fai? Bisogna pensarci prima. Sì. È importante se hanno ruoli differenti, team differenti? C'è questo tema del team cross funzionale, che dal mio punto di vista più si va avanti più diventa una chimera. Se abbiamo un'applicazione grande e complessa, in un team ci devo mettere lo sviluppatore, il backender, il frontender, l'esperto di cloud, l'esperto di cyber security, quello di design, devo metterci il QA. Superi le due pizze. Io non ho mai capito sta cosa delle pizze. Quanto sono grandi ste pizze? Quando hai parlato dell'agile hai detto manifesto dello sviluppo agile del software. L'ho sentita marcata come definizione. Cerco di non chiamare mai il manifesto agile manifesto. Non esiste l'agile manifesto. Agile è un aggettivo di sviluppo software. Mi piace rimarcare il fatto che è una roba che è stata pensata da sviluppatori per sviluppatori. Poi qualcuno ha cominciato a dire, ma se tu togli software e scrivi prodotto, quindi la cosa ha cominciato ad espandersi, adesso si parla di agile nel marketing, nel business. Questo va benissimo. L'importante, non ci si dimentichi dei principi che hanno una connotazione tecnica. Se io faccio marketing e quella parte lì, siccome non riesco a mapparla, me la dimentico, dal mio punto di vista si commette un errore grossolano. Non si riesce a essere agili solamente organizzandosi meglio o cambiando organizzazione, se il lavoro che fai non ti permette di essere agile. Se l'approccio è organizzativo, ispirazionale, ma anche tecnico, allora dal mio punto di vista ci siamo. XP secondo me è questo. Nel progetto originale di XP, quando racconto la storia di questa donna, questa Marie d'Armand, che è stata la prima a subire, diciamo, l'extreme programming, che terminato il progetto, burnout, si è licenziata, perché lavorare con gente che tutti i giorni viene a chiederti come lo vuoi, perché lo vuoi, non si era molto abituati a metà degli anni 90 ad avere questo genere di approccio. Quante citazioni, quanti aneddoti ha quest'uomo in testa? Wikinando. Sono storie che mi piacciono, le storie, diciamo. Criticare il prodotto, quindi è quando facciamo test di usabilità, test esplorativi. L'altra dimensione è andare dalla tecnologia, ci sono i famosi requisiti non funzionali, cioè la cosa deve funzionare sì, ma che succede se a posto di 100 chiamate ne arrivano 1.000.000? Finalmente ci siamo e comincio a chiedere cos'è un'unità. La domanda... Nessuno ti dice fai troppe domande. L'errore che ho fatto anch'io è considerare un'unità una classe e oggetto di test un metodo. Quindi cos'è un'unità? Nascono le cose più disparate. Ron Jeffries che diceva, beh, se io c'ho un pezzo di una classe, posso mandargli un messaggio e aspettare un ritorno, per me quella è un'unità. C'è Roy Oshrov, The Art of Unit Testing, un gran libro, comincia a introdurre cose interessanti. È un pezzo di software automatico che invoca un'unità di lavoro, parla di singola assunzione, parla di comportamento e si distacca completamente dal concetto di classe, nonostante il libro sia basato su C#, un linguaggio ad oggetti, una dimensione che va dal singolo metodo fino alla collaborazione di classi multiple che interagiscono fra di loro. È integrazione unità, però lì comincia a dire, ah ma io quelli è l'integrazione, ah no, quelli sono unitari, si scardina il concetto del una classe con un metodo e un testino fatto in TDD. Su questo c'è un video fantastico di Ian Cooper. Il soggetto è particolare, te lo immagini su una Harley con gli Hells Angels, capo architetto di Just Eat, per dirne una. C'è quella di Martin Fowler, c'è quella di Michael Feders, che è abbastanza famosa e ragiona per assurdo. Non è un test unitario se parla col database, parla con la rete. Fino a JB, che è un coach che seguo e che stimo moltissimo, che dice, qualsiasi pezzo di software che può essere testato in maniera indipendente. Se io ho un pezzo di software che posso prendere, mettere sul mio banco di lavoro e testare in maniera indipendente, è un'unità. Non fa assunzione sulla dimensione, sulla quantità di classi, sulla quantità di interazione. Sulla presenza di classi. Esatto. Dicevo, questo stile di Lewin Falco, chiamato Strong Style, a me piace molto perché ha questa definizione. Quindi un'idea, per passare dalla testa di qualcuno al computer, deve attraversare le mani di qualcun altro. Quindi, che bello, È molto poetica la cosa, mi piace molto. Quindi tu sei il navigatore, sei tu che programmi. Chi sta alla tastiera è una sorta di device di input intelligente che sa tradurre linguaggio naturale in codice. Programmatore
si mette alla tastiera, pam pam pam, scrive il suo codice e siamo a posto. Prendi lo stesso programmatore, prendine un altro e fai in modo che questo programmatore riesca a far fare quello che ha in testa lui a quest'altra persona qui. Non posso controllare direttamente gli umani, devo controllare le tue e non posso muovertele. Esatto, sei obbligato a spiegare a me. Bellissimo. Prova a sentire mentre dice qualcuno devi fare un controller, un service, e l'altro ti guarda e dice, beh, che cos'è un service? È 2 anni che lavoriamo su un progetto dove ci sono service, controller, model. Mm-hmm. Mette in risalto tutta un'altra serie di, appunto, di incomprensioni, di cose date per scontato, che non sono proprio così scontate. In Hunter Industries, dove Woody Zuil ha fatto coaching, lavorano solo in mob programming, c'è il product owner che lavora col team tutto il giorno anche lui e programma anche lui. Spesso viene impartita la cosa come una, questa roba funziona, devi farlo. E io quello che dico è, questa roba è uno strumento. C'è un altro strumento per fare software come si deve, che è essere perfettamente padroni della tecnologia. Ho lavorato con persone che hanno scritto software in COBOL. Queste persone non avevano integrazione, non avevano test unitari, non avevano nemmeno sistemi di versionamento all'inizio, ma il tasso di errore era veramente ridotto. Quindi voi potete scegliere lo strumento che volete per scrivere software di qualità. TDD è uno degli strumenti, sappiate cosa serve, sappiate quando è utile, poi la strategia sta a voi. Se tu pensi di essere infallibile, fallo, scrivi il codice. E quindi qua introduco il test di caratterizzazione, altro regalo che ci ha fatto il già citato Michael Feathers. Si ragiona di codice legacy, no? Puoi metterti l'anima in pace, non ti ricordi come funziona. Ditemi cos'è il codice legacy. E anche qua è il codice vecchio, il codice scritto in COBOL, c'è la connotazione spesso tecnologica, no? Quella che a me piace di più è quella di JB, codice profittevole, codice che ci sta facendo generare ancora del denaro, che però io ho paura a modificare. Non c'è tecnologia, non c'è connotazione temporale, può essere scritto anche ieri il codice, può essere scritto in Elixir, che è fighissimo, e non in COBOL. Le cose si ingessano, i team non riescono ad andare avanti, i rilasci tardano ad arrivare, perché si ha paura ad un certo punto. Oppure l'hai fatto una volta, è successo un casino, e dici no, ci penso bene la prossima volta prima di modificare quel pezzo di codice. Il lavoro che faccio anche qua tra le righe è dare strumenti per perdere la paura. Come si esce dalla trappola? C'è un dilemma ad un certo punto, perché capita di dover avere del codice da modificare, ma io non voglio modificarlo senza avere i test. Però per renderlo testabile dovrei prima rifattorizzarlo. Si entra in una specie di dilemma, di circolo vizioso. E l'approccio è completamente diverso dal TDD. Prendo un pezzo di codice, lo metto in esercizio senza fare nessuna ipotesi e dico, boh, io chiamo quel metodo lì, gli passo il numero 3 e lui mi risponde ciao. Non lo so perché lo fa ancora, però lo fa. È un modo per costruirsi la rete di sicurezza che alla fine poi ti permette effettivamente di fare refactoring. Prendo un kata, il famoso trivia kata, non è coperto di test, non è in buona salute. Allora, in questo pezzo di codice abbiamo 2 classi, c'è una game runner e un game. Ci sono qualche centinaio di righe di codice, okay. 200 righe di codice. Poi qua cominciano ad esserci 3 if annidate, quindi quindi qui quando... E anziché mettersi lì a guardare come funziona il codice, boh, lo lancio. Non ragionando troppo, ma ragionando il giusto necessario, un passettino alla volta. Come fanno i bambini, non si fanno molte domande quando gli dai un giocattolo o qualcosa, loro lo prendono, lo usano. E vedo che spara una sbrodolata di roba nella console. Ci sono diversi approcci. Uno è chiamato Golden Master. Io prendo un pezzo di codice, lo metto in esercizio, mi salvo le risposte e le metto da parte come la sacra verità, sapendo che se io modifico qualcosa per sbaglio o volontariamente, quando faccio rigirare quel test, qualcosa lì cambierà, una cristallizzazione del comportamento. Proviamo a istanziarla alla classe. Sì, la posso creare. Ho visto che c'era un metodo add per aggiungere giocatori. Che succede se io provo ad aggiungere un giocatore? Quindi io metto in esercizio il sistema e l'asserzione non la scrivo, ne scrivo una a caso. Quello che voglio fare io è mettere in esercizio il sistema, vedere come si comporta e prendere quel comportamento come verità. Quindi se tu mi dici che quando aggiungo Nando il risultato è true, benissimo, è un dato di fatto, non so ancora bene perché, però io lo prendo come dato di fatto, quindi faccio rigirare il mio test, il test è verde, ho aggiunto una caratteristica del mio sistema. Potrei andare oltre, potrei dire che succede se aggiungo Arialdo, però in genere qua il suggerimento che do anche alle persone è di tenere a bada l'attitudine che abbiamo poi da programmatore e da scrittori di test, di cominciare a dire che succede se metto stringa vuota, stringa nulla, carattere giapponese. Cioè non è questo il momento in cui proviamo tutte le possibili combinazioni astrali di cose. La mia comprensione del dominio non è cambiata tantissimo. Quando ti rendi conto che stai imparando poco, cambia, cerca
qualche altro modo di inserirti nel sistema per testare qualcosa che ti dia un po' più di valore. La cosa che sarebbe interessante da testare è proprio sto game run, sto coso che fa partire tutta la baracca. Chiamo il metodo statico, però è void. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Posso comunque fare un barbatrucco per intercettare l'output, di redirigermi lo standard output su uno string writer. Faccio copia del valore, benissimo. L'expected value è uguale a una stringa verbatim di quella roba lì. Quindi come prima catturo quello che lui mi dice e lo prendo come verità. E il mio test fallisce, rolla un 4 invece rolla un 5. Quindi questo test non è idempotente, come si suol dire, non dà sempre gli stessi risultati. Ma un pochino forse lo sapevamo già, qua nella classe c'è un random. Mi piacerebbe pilotarlo da fuori, quindi vorrei iniettargli qua dentro un seme. So che a parità di seme poi il risultato che dia sia sempre lo stesso. Ti tocca cambiare il codice adesso. Ti tocca cambiare il codice. Ci sono varie possibilità. Quello che faccio è fare normalmente è questo. Sfruttare l'IDE e essendo certo che i refactoring fatti tramite l'IDE sono 99,9% safe. Quindi qua potremmo fare un extract method a cui posso passare un random. Il mio messaggio è qualcosina lo possiamo fare, per me qualcosina è ad esempio refactoring automatici. Non mi scandalizzo se qualcuno qua mette public, questa è una possibile licenza che potete prendere se siamo nell'ordine del mezz'oretta e metto tutto a posto. Copio il valore, lo sparo qua dentro. Un test di caratterizzazione. Primo Golden Master, io so che chiamando il sistema con questo particolare random, l'output che dà è questo. Ne basta uno? No, non mi sento sicuro con una sola chiamata di questo genere. Quindi quello che si può fare è traslarlo su magari una quantità di dati che riteniamo essere sufficiente per garantirci della confidenza. Quindi mi sono creato una classettina di utilità che mi genera un migliaio di file. Che sburuno! È gratis, fa il computer. Quindi ho un migliaio di casi che mi dicono il tuo sistema funziona in quella maniera. Esistono delle librerie però che ci permettono di agevolare il lavoro. Una di queste si chiama Approval Test. Metti in esercizio un pezzo di codice e poi chiami un generico metodo Verify. Il test fallisce. È che questa libreria crea un file di testo al cui interno c'è una rappresentazione della chiamata del pezzo di codice che tu hai eseguito. Se per te questo è buono, tu puoi rinominare quel file in approved e il test magicamente passerà. Perché la libreria dice, ok, io ho messo in esercizio il sistema e ho verificato che l'output è identico. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa che è ancora più divertente. Questo altro test, se io lo eseguo, mi si apre la schermata del diff. Un reporter è un concetto all'interno di questa libreria. C'è il quiet reporter che non ti dice nulla, ti crea il file e si aspetta che sia tu a modificarlo manualmente. Questo diff reporter, attraverso l'API del sistema, va a caricarti il tuo diff tool predefinito di sistema e ti fa vedere visualmente il risultato del test. Se io qua modifico, che James ci metto Nando per dire, il sistema, la libreria si accorge che al posto di Llewellyn c'ha Nando. Ok, quindi a questo punto io posso dire va bene, mi aspettavo questo cambiamento perché ho modificato io il codice, quindi approvo la nuova versione dell'output, oppure posso dire attenzione, ho scassato qualcosa. Ce ne sono diversi di questi reporter, ce n'è uno simpatico che ti mette nella clipboard il comando per rinominarlo, uno che ti lancia il tuo IDE preferito, e ce ne sono alcuni anche più interessanti che vanno ad esempio a fare snapshot proprio di immagini. Quella sul web si può fare per ottenere dei test che ti permettono di capire che la home page del mio sito deve rimanere sempre così. Questa libreria non viene più raccomandata, ne viene raccomandata un'altra che si chiama Verify e ha una tonnellata di estensioni per testare l'invio di email, per testare le immagini come dicevo prima, per MassTransit, per SQL Server, fa delle cose interessanti. Usando questa libreria e tornando al nostro esercizio, che succede se aggiungo un giocatore, ne aggiungo un altro, tiro un dado come prima? Anche qua lo posso poi prendere, approvare, sì, mettere da parte, rieseguire e il test torna ad essere verde. Ecco, con tecniche come queste si riesce ad accelerare un pochino quella fase, quindi tu ti caratterizzi il sistema, lo capisci, lo documenti, scrivi dei test che ti fanno capire come gira il fumo, crei pian pianino la tua rete di sicurezza e cominci ad abilitare il refactoring. Testo un pochino, metto a posto un pochino, testo un pochino, metto a posto un pochino e come Daniel San ad un certo punto poi si riesce a riprendere e rimettere in mano il sistema. Vorrei far notare la quantità di partecipazione alle conferenze e la tragedia che metà le ha organizzate lui.
Quale argomento ti piacerebbe che toccassimo in una delle prossime interviste? Ma mi piacerebbe sentire l'esperienza di qualcuno che si è occupato a un certo punto di architetture software. Questa figura ancora non ho capito bene come è fatta. Vorrei qualcuno che mi dicesse: io a un certo punto lo sono diventato e il lavoro di architetto, perlomeno secondo me, è questa roba qua. Bella Nando, grazie. Grazie, grazie. Ci vediamo al Polente Deploy. Christian Spitz Deploy. A Socrates. A presto, sì. Il mio obiettivo della conferenza era riuscire a farmi una foto con Ken Beckham. Per flexare, come dicono i giovani. Non riesci proprio a stare fermo. No.